Ciao a tutti, ci troviamo qua a Casa Moretti per farvi assaggiare il nostro Montefalco Sagrantino DOCG. Noi produciamo Sagrantino e Trebbiano Spoletino da agricoltura biologica dal 1992. In precedenza mio nonno faceva del vino sfuso con delle viti che tuttora abbiamo di Sangiovese, di Barbera, ma anche di Malvasia di Candia. Infatti sono tutti vini che continuiamo a fare anche questi. Oggi vorrei concentrarmi sul Montefalco Sagrantino proprio perché abbiamo avuto un riconoscimento molto amato da noi che è quello di Slow Food. Siamo stati incoronati con la medaglia Vino Slow e questo ci fa molto molto piacere, anche perché devo dire che la prima volta che sono stata ad una degustazione fu proprio una degustazione di Slow Food. Io vidi nel paesino di Bevagna un manifesto con scritto degustazioni di metodi classici a cura di Slow Food. Facevo sì e no la seconda media e dissi a mia madre che dovevo partecipare a tutti i costi. E così andammo a questa degustazione. Qua a Montefalco era appena all'inizio tutto il movimento del vino, nel senso che si produceva, mia nonna ad esempio era specializzata nel Montefalco Sagrantino Passito, ma magari se ne parlava più di produzione, ma meno per quanto riguardava la presentazione del vino, perché poi anche quella è una parte molto importante, specialmente quando ci si presenta in una piazza internazionale e specialmente quando si ha un vino così complesso, così vivo, anche così luminoso, un vino potenzialmente eterno, che quindi si presenta sulle grandi tavole di tutto il mondo ed è molto amato dagli chef internazionali e dà a noi grandissime soddisfazioni, perché il Sagrantino ha questa grande capacità di attrarre per la sua schietta sincerità e per la capacità di colpire il palato anche di persone che magari non sono così avvezze al vino, ma sicuramente l'espressività e la personalità unica di questo vitigno fa sì che venga ricordato. Chi assaggia un Sagrantino difficilmente dimentica. E questo non è da poco quando uno si presenta sul mercato internazionale. Io ho deciso appunto di lavorare qua nell'azienda di famiglia proprio perché c'è questo vitigno, quindi per me è stato un qualcosa di fondamentale nella mia vita. E oggi qua in famiglia abbiamo preparato con grande amore questo bellissimo risotto di castagne e funghi porcini e poi io ho aggiunto una riduzione di Sagrantino